Caffettino, buongiorno. Intanto mi chiedete questa cosa spesso nei video, ma tu non bevi caffè? Sì, bevo caffè, non tantissimo, mi piace anche alternarlo al tè verde, altre cose, però comunque bevo caffè tipo uno, ma massimo due al giorno. Che tra l'altro ho questa maglia che è uguale a quella che c'è sul mio secondo libro, nella copertina indossavo questa, infatti mi viene sempre in mente questa cosa, ve l'ho detta anche nel video che voi avete visto ieri, comunque il video sui brufoli che ho fatto, vi ho detto questa cosa della nostalgia appunto di questa maglia. A proposito, avete visto il mio nuovo video di ricettina naturale sui brufoli? Se non l'avete visto andate subito subito a vedere, mettete un bel like, che sapete che ci tengo tanto, sia alle ricette, alle recensioni, infatti anche il video sulla recensione, quella là dei prodotti Garnier, degli shampoo, vi è piaciuto tantissimo, mi avete dato un grosso grosso consenso, quindi continuerò a fare questi video a bomba, perché sono anche i video che io amo di più, soprattutto quelli sui prodotti economici da supermercato, andare alla scoperta di questi prodotti e comprarli io con i miei soldini, sono quelli che amo di più, perché comunque vedo che vi servono e secondo me sono veramente utili, quindi mi sento utile e questo mi piace. E ho fatto colazione, avete visto, con la mia torta di mele, fake torta di mele, cioè un big pancake con la mela, ovviamente light, healthy, e la ricetta la trovate sul mio secondo canale. Però oggi invece voglio fare il plum cake, quello là che vi ho fatto il video proprio in settimana. Voglio fare quel plum cake al cioccolato, che a proposito nel video alcune persone hanno detto: ah, ma è crudo, sembra crudo, non è crudo, è proprio così, ha una consistenza proprio morbida e non bagnata, però non secca. La cosa che è bella di questo plum cake è che è bello, è buono in bocca, non è secco, non, insomma, che vi affogate, appunto perché c'è la pera dentro che lo rende morbido. Comunque andate a vedere il video, lo trovate sul nostro secondo canale, è veramente buonissimo. Ho visto anche tutte le foto di colazione vostre, sia del plum cake appunto dell'ultimo video, sia della vecchia colazione che vi feci, mi state bombardando, quindi vuol dire che vi piacciono questi video e questo mi rende molto molto felice, perché nel pomeriggio viene mia sorella e vogliamo fare assolutamente merenda con il plum cake. E in palestra però oggi penso di non registrare, di non portarmi la videocamera, perché già nello scorso vlog, quello là, sexy geisha, quello là vi ho fatto vedere proprio nella palestra, vi ho fatto vedere alcuni esercizi che faccio in quel vlog, quindi magari se volete vedere qualcosina della palestra andate a vedere quel videovlog, cioè sarebbe l'ultimo. E poi non vi preoccupate che non mi sono dimenticata, ho accolto tutte le vostre richieste. Se vi farò un bel video aggiornato su tutto il mio allenamento in palestra, soprattutto adesso dopo che mia sorella ha fatto il video sulla sua dieta, di lei come dimagrita, mi sta bombardando: hai visto? Vogliono il video dell'allenamento, quindi sicuramente non vi preoccupate, lo faremo nei prossimi giorni. Quando bella spesa, vada mo'. Ma tu, conta tutto il supermercato. Guardate qua le dimensioni, latte di soia. Solo 6 confezioni di latte di soia. Brava mo'. Ci vediamo. 10 confezioni di tonno. Tanti domenica, le uova, tante cose buone buone, multipack. No, ma una spesa troppo piccola hai fatto, amore. Quanto hai speso? Amore, quanto hai speso? Parecchio, parecchio. 500 euro. Più poco. Quasi. Praticamente è successa sta cosa, no? Che io e Max stiamo un po' litigati, cioè che nei giorni precedenti abbiamo avuto un po' una grossa discussione e quindi siamo sulla via della riappacificazione, ma insomma, io comunque
A me piace, sono un po' preoccupata perché comunque i motivi sono un po' gli stessi della nostra ultima grande litigata, se vi ricordate i vlog dell'anno scorso, il periodo più o meno dopo Natale, se avete seguito quei vlog là, che noi comunque ci lasciamo proprio. Un po' le cose, cioè, sono sempre le stesse, i motivi sono sempre gli stessi, quindi sono un po' preoccupata perché non vorrei assolutamente che succedesse di nuovo sta cosa che ci lasciamo proprio e ci litighiamo proprio, quindi non lo so, vi aggiornerò e cerchiamo di appacificarci. La pianta che voi mi avete detto che c'avevo sopra l'ho messa qua perché intanto mi avete consigliato di metterla qua che c'è la luce, quindi cresce meglio, invece sopra sarebbe potuta morire. Comunque perde tantissime foglie, sto sempre a spazzare, vi volevo far vedere. Sono scesa alle scale, guardate cosa mi sono trovata. Questo qua è un regalo che mi ha fatto Max. Troppo bello, una sorpresa per me. Ho detto ma per chi è? Le ho detto... per te, carino. Praticamente mi ha comprato sto completo della Nike da Decathlon, se non erro l'ha trovato. Comunque è un leggings a pinocchietto e questa canotta sopra, che però secondo me è un po' grande, quindi adesso lo provo e poi casomai ve lo faccio vedere in un video tipo vestiti indossati. Infilerò, c'è un po' di cosine che voglio far vedere, infilerò anche questo così ve lo faccio di addosso. Comunque mi serviva proprio un nuovo completino della Nike per la palestra, lo adoro, è troppo bello, vero? Grazie amore. E poi guardate qua, ho trovato pure queste qua. A mia sorpresa, io ho detto comprami un pacchetto di gomme e lui mi ha portato queste. Queste sono proprio quei piccoli gesti che ti fanno capire che uno tu vuole proprio bene. Cioè mi ha comprato le gomme con la stevia che sono praticamente una novità assoluta. Troppo belle, senza zucchero, con estratto di stevia, e infatti negli ingredienti non c'è proprio lo zucchero. È una novità assoluta che sono a base di stevia. Quindi lo adoro. Adesso le provo così vi dico come sono. Il colore non è molto invitante. Non male, buono dai. Sembrano quelle normali. Mi sono messa lo smalto sulle unghie, questo qua, è troppo bello. È tipo un fucsia però molto sobrio, quindi adatto secondo me all'autunno. Ed è questo qua della Essence, molto carino. Questo ve l'ho fatto vedere in uno degli ultimi video sui prodotti Essence. Ed è, si chiama il 31 Amazzonista, che poi tra l'altro in questi giorni ce lo tornare dalla Essence perché mi avete segnato un sacco di novità. Praticamente, che c'è mamma? Praticamente cosa è successo? La videocamera, questa è la mia Panasonic, che è una delle mie videocamere, però comunque la più costosa, costa tantissimi soldi. Si è rotta. Non ti preoccupare mamma, lei trema. Ma che c'è? Non ti preoccupare. Sei preoccupata per la videocamera di mamma? Guarda come te. Niente, praticamente si è rotta, già ce l'ho da un po' di giorni così, e tipo è volata, tipo dal cavalletto, e si è fatta proprio due parti, cioè guardate, io non so cosa fare. Amore, lei mi fa le feste perché mamma è arrabbiata. Che io, cioè, succedono tutte a me, guardate, io ve lo giuro. Non so cosa fare, cioè mettere a piangere per quanto ho pagato sta videocamera, vederla così, è caduta già altre volte, ma mai si era fatta proprio, cioè si è staccato proprio l'obiettivo. Non so cosa fare, se la posso portare a riparare, boh, mi ucciderei, vi giuro. Gigi, il mio amore, sta aggiustando la videocamera, no? Però questo lo puoi anche spostare, diciamo. Difficile? C'è poco da fare. Quando è difficile, è difficile. Se ce lo spiega a te, poi non mi ricordo più. Bellissima questa valigetta. Distrutto. Degli attrezzi. Allora praticamente il bollettino della videocamera è questo qua, cioè ci sono tre pezzi. Questa è la videocamera che praticamente sembrerebbe illesa perché comunque si accende e tutto. Si è rotto, quindi praticamente è l'obiettivo, cioè questo è l'obiettivo e si è tolto questo pezzo che quindi non credo si potrà aggiustare. Adesso, ecco, se mi cade anche ulteriormente la mano, poi ci sono sempre pezzettini volanti che... tubicini e robicine che volano. Comunque la porterò a vedere a mio padre perché mio padre
è un poco il tutto fare, quindi mi dirà magari se ho buttato i soldi o magari se la posso far riparare, non lo so, comunque si è staccato questo pezzo da qua. Considerate che tutta sta videocamera con l'obiettivo sta sui 1700 euro più o meno, quindi capite la mia disperazione. Comunque se devo comprare solo l'obiettivo costerà sui 5-600 euro, quindi come aver buttato 5-600 euro, veramente mi succedono tutte le sfighe, succedono tutti a me, cioè è incredibile. Perché io sono una merda, vorrei morire. Ragazze, cioè veramente, oddio mio, io l'adoro sta videocamera. Uff. Ho zigappe e glute in palestra, facciamo ricrescere. Mi fa la palestra. Addominali classificati. La merenda, pronte per questa merenda? Prima della palestra mangiamo. Mangiamo, sì. Allora ho fatto il plum cake, che è quello praticamente che avete visto il video sul nostro secondo canale proprio questa settimana. Andatelo a vedere il video perché è veramente fantastico e super healthy. Cioccolatoso. Come piace a Nancy. Però è buonissimo, però è light e sano ed è fantastico da mangiare sia a colazione che a merenda. Vero Nancy? Noi sì, lo adoriamo. Sì. Ma dammi la forchetta. No, con le mani si mangia. Sì, come una buzzurra che non sia altro. E qua abbiamo fatto il nostro mitico tè verde, che cos'è? No, è una tisana col tè e varie cose dentro. Ok, grande. Io sono decelebrata perché ho fatto la maschera e infatti pure a Nancy ho detto te la devo dare pure, sì, a te. La maschera, quella che ho fatto il video, ho caricato la settimana scorsa sul canale, quindi andate a vedere la ricettina, il video. È bellissima, mi piace tantissimo sta maschera. Comunque sto aspettando che si indurisce, nel frattempo mangiamo. Yeah. Il pancake intero che stava qua non c'è più ed è finito. Porcellaggine, adesso in palestra proprio spaccheremo tutto. Amori, sono tornata. Amori, amori, mamma è tornata. Tornata mamma. Non ti vogliamo. Amorina, non ti voglio proprio. Amore di mamma, mamma ti voglio proprio. Mamma, tu è tornata. Mi spaventi. Ciao, mamma è tornata. Voi devi credere che sia una chiusa. Una chiusa di mamma, chi c'è? Chi c'è? Mamma è tornata, chi c'è? No, come sto, moscio? Perché mi stai riprendendo? Ma chi c'è? Ah, voglio stare. Vieni. Con Babuccio. Un bacino, a mamma due bacini, a bacini a mamma, no. A mamma due bacini, no, un bacino a mamma. Fattene, fattene. Un bacino a mamma tua, a mamma tu tonno di tonno di mammini. Mammini di nana, e di nana mammina, mammini di nana mammina. Allora vuoi farsela la scemi, ho capito. Amore, ciao, mamma è tornata, è tornata mamma, lascia. Mamma è tornata, mamma ti chiappa, mamma, mamma ti chiappa. No. Madonna. Non mi devi acchiappare, non mi puoi proprio acchiappare. Che dito come di buca. Non mi puoi proprio acchiappare, anche se sento a me non sono spento, non me ne scappo. You're a fast car. I wanted to get to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You're a fast car. Wow, che preparazione ho fatto, ti piace? Bello, tutto shabby chic. Guarda qua, e la salsina. Trovate il video sul mio secondo canale, tutto sushi buonissimo. Pupi, tu che fai? Pupi, amore, mettiti su cuscinetto là, va? Tutte le cose belle, le cose nuove. Buon appetito. Quante cose. Ragazze, eccomi, solo io e voi, come al solito i vlog si concludono sempre così, nella mia stanza del computer a montare il video. Non sapete quanto mi sento meglio perché comunque io e Max siamo un po' riappacificati. Io non so voi, non,
Non sono una persona che riesce a... Sono un po' orgogliosa, il mio grandissimo difetto, sono un po' orgogliosa, quindi non riesco a dire molto spesso scusami, ho sbagliato, quindi non lo so, è proprio difficile per me, mi rendo conto com'è difficile ammettere di aver sbagliato, cioè dire proprio alla persona, anche se tu la ami, la vuoi bene, ci tiene tantissimo. Che poi, vabbè, lo sbaglio secondo me sta sempre da, anche nel nostro caso, sta sempre da tutte e due parti, però anche io comunque ho, cioè, ho i miei sbagli, è normale, comunque sarei poche da dire che non è così, però è proprio difficile a dire, ammetto di aver sbagliato, è veramente, per me è proprio difficilissimo, cioè riesco più con un gesto, ecco, per esempio, sono la tipica persona che poi però, diciamo, a voce non te lo dico, però... Te lo dimostro con i fatti, faccio un gesto per te, ti do veramente tutto il cuore e ci sono sempre per te, però dirlo a parole. Però da un lato anche bello, perché a volte un gesto secondo me vale più di mille parole. Non lo so, io la penso così. Poi fatemi sapere voi nei commenti, perdonatemi come al solito per l'aspetto terribile, ma sono veramente molto molto stanca. E sto appunto al computer, adesso mi edito il vlog e vado a dormire perché sto veramente morendo. Nei prossimi giorni vi devo dare una bellissima notizia perché non riguarda il mio personale, quindi non cose sul personale, ma con voi ci sarà un evento con voi, fare un evento bello, fatto bene, organizzato. Infatti questo evento ci sarà a brevissimo, poi farò l'annuncio ufficiale qui su YouTube e su tutti i social ovviamente, in una città d'Italia che penso che vi renderà tantissimo felici. Indovinate, indovinate nei commenti dove verrò. Comunque sarà un evento fantastico, organizzato molto bene, in un centro commerciale fatto bene, quindi non vedo l'ora di incontrarvi, ragazze, sono felicissima e vi dirò tutto nei prossimi giorni. Veramente questa è una cosa fantastica perché mi riempie sempre il cuore di gioia incontrarvi, veramente, tipo dopo gli incontri io sto tipo come se, non lo so, mi fossi drogata, c'ho tipo un'infusione di, non so cosa si prova, che non mi sono nemmeno drogata, però c'è tipo un'infusione di felicità che mi rende super felice, la persona più felice del mondo, quindi non vedo l'ora di darvi la notizia. Vi mando un bacio grande, lasciatemi un like se vi piacciono i miei video vlog e ovviamente iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti, e vi mando un bacio grandissimo, ricordate che vi voglio tanto tanto bene. Mi sta venendo anche il raffreddore, tipo raffreddatissimo. Ciao ragazze. So don't worry, try to